Riesci a dirmi in maniera precisa che ore erano? Solo così, sono per sapere. Sono le 10:50. Le 10:15? Le 10:16? Deve essere preciso, eh? Le 10 e? Facciamo le 10. Le 10 precise, precise, non vuoi cambiare. Ok. Secondo voi, lui, Baba, giusto, mentalmente, riesce a trovarsi in questo quasi, cioè devi quasi rivivere questo momento, quasi come se fosse vero. Secondo voi ci può riuscire? Lui deve tornare indietro e rivivere il suo compleanno, andare sotto l'orologio e leggere le 10 di sera. Giusto. Ci stai riuscendo? Mentalmente? Togli la mano. Vediamo se ha funzionato, guarda l'ora. No. Hai una buona immaginazione. Ho visto, No. Tienilo l'orologio, tienilo, poi la tua spesso. Ok, posso avere il tuo nome per favore? Chiaro. Ok, allora, guarda i tuoi compagni. Cercherò di fare un esperimento di connessione tra me e lui. Quindi quando io lo toccherò nella parte sinistra del corpo, lui alzerà la mano sinistra così, e quando toccherò la parte destra, lui alzerà la mano destra. Hai capito? No? È molto molto semplice. Facciamo una prova. No? Cazzo, mi sono toccato l'orecchio. Quindi fate per favore di spostarti così un po' di dietro. Guarda, inganni. Io ti sto toccando in questo momento. Sbagliato. Da quando staccherò le mani, vedo solo l'orecchio. Farai quello che ti faccio. Mi capelli. Enzo, non ci sta più. Thank you.
tipo la testa. Nessuno ti ha toccato. Io voglio provare. Che nessuno ti ha toccato. Posso provare? Non ti ha toccato. Lui non crede nella magia. Io non ci credo. Io adesso ci credo. Ma con me non funziona.